Sono il commendatore Ficetola, sono il presidente della sezione bersaglieri Fernando Feliciani di Brisso, decorata medaglia d'argento a valor militare. Noi abbiamo la sezione, io sono presidente di sezione da circa 28 anni e il 6 e 7 maggio facciamo l'anniversario della fondazione della sezione bersaglieri, più facciamo il centenario della sezione combattente e reduci di Brisso, quale io sono presidente della sezione, che mi onoro a presiedere. Tutti gli anni siamo presenti qui a Goito. Goito ormai è un'istituzione per noi, istituzione perché c'è stato il battesimo del fuoco dei bersaglieri, quindi è diventato una data importantissima. Noi lo facciamo sempre fino a quando possiamo, poi sai tutto quello che succede non lo sappiamo, però speriamo che andiamo avanti così, lo vogliamo fare. È un giorno memorabile perché ha partecipato il nostro fondatore Alessandro La Marmora, dove ha avuto una ferita di guerra qui alla mandibola, però lui ha fatto il suo rinforzo, ha fatto quello che ha fatto e ha vinto. Abbiamo conquistato il Ponte della Gloria, il parapetto del Ponte della Gloria, e oggi siamo qui a inaugurare, appunto a festeggiare questa data importante. Sono Carrapino, presidente della sezione di Cinisello Balsamo, intitolata Giovanni Stanghi, che purtroppo nel 2020 è venuto a mancare. Giovanni Stanghi per noi era una figura importante perché è stato il socio fondatore della sezione di Cinisello Balsamo nel 2010, voluta con tutta l'anima e con tutto il corpo, ha creato questa sezione. Siamo 52 soci attualmente che purtroppo la perdita di Giovanni per noi è stata una perdita molto importante e triste, perché lo spirito carismatico che aveva come trascinatore, che aveva nell'organizzare, nel proporre di farci vivere la vita ancora bersaglieresca, Giovanni Stanghi per noi sarà sempre a fianco, che spero che ci guidi e ci guarda di lassù. Perché è da anni che veniamo qui, la signora Lollato è sempre disponibile con noi, particolarmente con i bersaglieri della Fernando Feliciani di Brisso, di Milano tutti, Lodi, Cinisello e Desio, è sempre disponibile questa signora, però ci deve far mangiare un po' di più, grazie. Allora qui nel 2015 abbiamo perso un nostro collega, Cavaliere della Repubblica Italiana Ghisu Bonaventura. Io l'ho intitolato la sezione Fernando Feliciani Brisso. L'ho intitolata a lui e il 6 sera io ho una cerimonia a Brisso per consegnare questa titolazione alla moglie di Ghisu Bonaventura. Quindi gliela diamo con tutto il cuore della Fernando Feliciani a nome di tutti i bersaglieri, di Lodi, di Cinisello, di tutti. Quindi la prego, lo metta a fianco a quello che l'ho dato 5 anni fa e ogni tanto gli dà un'occhiata. Prego. Grazie. Ci tengo particolarmente con questo. Grazie. Grazie. Siamo arrivati da Milano, appunto, Brisso, provincia di Milano, paesino alle porte di Milano, a nord di Milano. Siamo venuti, le dicevo prima, siamo venuti qui
per festeggiare, commemorare la data dell'8 aprile 1848 con 2003, la data del Ponte della Gloria, cioè Goito, è il 175esimo anniversario del Ponte della Gloria, cioè della battaglia che è successa, una battaglia cruente dove c'erano tre compagnie impegnate dei bersaglieri contro gli austriaci. Siamo riusciti a prenderci il Ponte della Gloria, sfondando il parapetto. Il rinforzo è venuto anche il nostro generale La Marmora, dove è stato ferito con una sciabolata la mandibola destra, però lui ha decapitato un ufficiale austriaco e abbiamo vinto. Tutti gli ufficiali, sottufficiale e truppa sono stati decorati sul campo. Allora la signora Lollate è una signora molto timida, però è disponibilissima, lei ci accoglie sempre volentieri, veramente ci accoglie veramente bene, ci fa mangiare non solo lei, con le sue, io voglio ringraziare, i suoi dipendenti sono molto bravi, quindi per quello noi veniamo sempre qui, dalla Lollate, Alta Marea, ristorante Alta Marea, perché ci tratta bene, grazie. Buongiorno, sono il bersagliere Maurizio Salgarelli, presidente della sezione di Seregno e da anni seguo Ficetola, il nostro grandissimo Ficeto Francesco, che ci porta in posti meravigliosi e sono anni che veniamo qui a Goito e mangiare in questa pizzeria, trattoria, si mangia bene. Abbiamo commemorato anche quest'anno tutti i bersaglieri che sono morti a Goito, ma anche quelli che sono passati avanti, sono corsi avanti in questi anni e sono purtroppo tantissimi, tant'è che la nostra associazione, possiamo dire, sta vivendo un momento di crisi perché non ci sono più bersaglieri, non ci sono più giovani, non c'è più ricambio e quelli che corrono avanti sono sempre troppi. Speriamo che almeno qualcuno lo senta questo avviso, questa comunicazione e si interessi alla sezione più vicina in modo da poter rinfoltire le nostre fila. Grazie. È importante quello che ha detto, perché non riusciamo a rimpiazzare quelli che sono morti, un po' per la pandemia, un po' perché le generazioni, un po' l'età, purtroppo siamo qua. Però noi teniamo duro, non è facile ammazzare i bersaglieri, noi teniamo duro, quindi non si molla, facciamo del tutto per portare avanti. Quindi se c'è qualcun altro, c'è mio cognato che è di Novara, lui, io l'ho fatto diventare bersaglieri, a furia di venire con me, con noi, è diventato bersagliere, sia lui che mia cognata, ci tiene molto molto di più. Gaetano, vuoi dire qualcosa? Ma io ringrazio mio cognato che mi ha trascinato in questa avventura, molto molto orgoglioso di passare nei bersaglieri. Io sono trasmettitore, ma sono molto molto orgoglioso di passare, di stare con i bersaglieri e di fare queste feste così molto molto importante e sentite. Grazie. Luigi Perletti, che ha fondato la sezione di Lodi. Dan, è una sezione gloriosa. Perché gloriosa? Perché il capitano Griffini, decorato di medaglia d'oro, grande Griffini, qua ha combattuto sul Ponte della Gloria. Quindi si è portato a casa 40 bersaglieri deceduti. Griffini, quindi è stato decorato sul campo. Ecco qua, il suo predecessore è lui, il locotenente Carmine Di Biasi. Prego. Noi siamo gemellati con la città di Goito in quanto il generale Griffini è stato la prima medaglia d'oro al valore militare presa appunto sul Ponte di Goito. Noi sono 65 soci, siamo aperti dal 2009 e tiriamo avanti con difficoltà, come dicevano i miei colleghi, che purtroppo non essendoci più la leva siamo un po' in difficoltà. Quello che ci manca tanto, e volevo sottolineare questo passaggio, non me ne voglia, me lo deve fare, ci manca la leva, a noi ci manca tanto la leva. Grazie a tutti, grazie e ci vediamo all'anno prossimo.